Musica! Sipario! Luci del canale A! Grazie! Anche a costo di buttare la porta a terra. Ma sì, stai sicura, mamma? Ma sì, figurati se non li aprono, quello lì, quando ci si mette più bestia di loro. Ma non dire così, è corso subito e tanto caro. Sì, infatti, lui solo, mentre voi state a ballare. Ah, lasciali fare, non è che si vengono qua a chiedermi come sto cambia qualcosa. È la Bibbia che mi mette nelle vene questa gentaccia il perché di ogni mio male. Ah. Mamma, se tu dicessi l'Ave Maria come facesti l'altra volta? Oh, già, benissimo! Sai che dicendola il dolore ti passa? Si provi, signora, si provi! Ma sì, vedrai che ti passa! No, 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 no! Mi è già passato! Ah! Ah, ma cosa è passato, cosa? Oh, non voglio dargli la vinta, basta! Cantate, figlioli, cantate, figlioli! Sì, ma... Sì, cosa dai, che... bambina, stridi sì. La mamma! Sì, trovo tutto! Ma io non mi sento, no! Non mi sento. E la contenti, signorina, la contenti. Su, via, contentala. Dio, come ti sa pregare? La signorina canterà. E non si preoccupi che se è per Verri ci pensiamo io e lui, sì. Dorina, Marrico. Ah, sono già vestita. Oh, fate i baffi. Ecco già, glieli faccio io. Ecco qua c'è il tappo di sughero pomarice. E io vado a prendere un grande cappello piumato. E uno scelto per la giucena. Stia ferma. Ma dove è andata? Dorina farà Marrico e mommina Azucena. E tutti il coro degli zingari. Via, ferma, santo Dio. Ma ancora, basta. Sarà benissimo. Oh mio amore. E adesso il cappello, pomarci il cappello. E tu, senza stare, siediti qua. E ti metto lo sciaio addosso. E voilà. Adesso mi raccomando che cominciamo dal coro dell'inizio del secondo atto. Attenzione, seguiamo la nota del maestro Nardi. Vedi le fosche notturne spoglie, nei cieli sveste l'immensa vuota. Sembra una vedova che al fin si toglie i bruni panni ond'era involta. All'opera, all'opera, dagli, martella! Chi del gitano ignor la vita bella? Chi del gitano ignor la vita bella? La zingarella! Ma che succede? Che succede, signora? Una fitta, piccola piccola. Adesso mi raccomando, signorina, che tocca a lei. Attenzione, segua la voce del contralto. Tutti noi, mettiamoci attorno. Cominciamo. E ne risponderai a tutti e due. A tutti e due, sì, sono capace di rompervi il grugno. Chi l'ha fatto il padrone in casa nostra? Mi si manda a prendere la medicina. Le medicine, e poi? E poi me la fate trovare mascherata così. Via subito da casa mia. No, io non lo volevo, non volevo, l'ho detto a tutti che non volevo. Guarda cosa ci tocca vedere, questa stupida che si scusa. Ne vai subito a chiamare tuo padre. La
se per questo possiamo cacciarlo anche via noi. Ah, voi, voglio vedervi, su. Vada a chiamare il padre, sì, che rispondo solo a lui di quello che faccio in casa sua. Ma pretendo da costoro il rispetto per voi tutti. Chi vi ha dato il diritto di pretenderlo? La signorina lo sa. Ma non così, con la violenza, no! È la mia la violenza, non quella di loro su di lei. Io non mi voglio ripetere, quella è la porta fuori. No, se non è la signorina a dirmelo. Vi assicuro che la signorina dormirà con me adesso fuori! Le ho detto di no! Io qui sono... No, perché io qui sono il solo che ha intenzioni oneste. Oneste adesso? Noi qui non facciamo nulla di male. La signorina lo sa. Che buffone. Buffone io? Ma buffoni siete voi! E guai ad intromettervi ancora finisce male. Via, andiamocene. Non ci lascerete mica da sole con lui. Non è il padrone in casa nostra. Non darti malato domani, Nardi. Ci rivedremo. Non temere. Papà! Papà non è in casa! Ma come non è in casa? L'ho cercato dappertutto! Ma non è entrato! Noi ce ne andiamo, signora! Ma aspetta un attimo! Beh, non posso mica andare via così, Ah, già, scusi! Vado a prendere. Che poi non capisco perché ve ne dobbiate andare voi! È lui che se ne deve andare! No, signora, loro! Perché ormai, di fronte all'onestà e alla serietà delle mie intenzioni, fanno bene che qui non c'è più spazio per i loro scherzi. Vedi, come scherziamo noi domani! Ah, non mi par l'ora di vederlo! Per carità, bene! Ma lei non stia a pregare nessuno! No, no, non prego, dico solo che la colpa è mia, che mi sono arresa e non dovevo, sapendo che lei... Non sapeva stare allo scherzo. E non ci stiamo neanche più noi ora! Benissimo. Sei contenta adesso? Di che? Ma d'aver detto quello che non dovevi dire! Ma cosa c'entra questo incolparsi adesso? È venuto spontaneo! Ma la scena filava liscia! Ma sì, ma andiamo tutti in mona con la spontaneità! E anche voi, continuate a parlare! Voi? Sì, voi! Devo essere io l'unico che grida! E la vedrete con me! No, basta! Ma io cosa devo fare? Mi sono cambiato male, sono uscito in gonna e mi voglia di scherzare? No, no, così non siete più di niente. No, ma perché? Dai, ragazzi, funzionava così bene! La scena andava avanti in filata! Ma che problema c'è? Ma infatti... Ma poi, perché era venuto così bene? La colpa è mia, che mi sono arresa! Poi, io non vorrei traumatizzarti, ma qui sopra il palco ci siamo pure noi che recitiamo per mia madre di Roma! Ho capito, però... Insomma, mi sembra che adesso sia tu a guastare tutto, Andrea, no, con le tue proteste! No, aspetta un attimo, io vorrei solamente che chi deve parlare parli e dica quello che deve dire. Io sono tre ore che dico, la signorina lo sa, la signorina lo sa! E la cara signorina qua... Silvia! Silvia? Non siete dirvi una parola, una per sostenermi, sempre con questo atteggiamento da vittima! Ma sono la vittima! Della mia casa, di te, di quest'imbecille che mi ha tirato sul palco! Devo essere il vostro agnello sacrificale per stasera? E datemi allora il capo a cui appendermi! Cara, calma, cara, se Giaretta vuole rappresentare lui solo la sua parte e noi niente, allora ce lo dica e ce ne andiamo via tutti. No, 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 facciamo così, me ne vado via io, ok? Perché se questi qui vogliono continuare a fare a loro modo, anche se a sproposito, ma stai scherzando? Facciano pure! Sì, trovatemi un altro ricoverno.